Buongiorno amici e ben ritrovati sul canale di Ideamente. In questo nuovo tutorial vediamo come lavorare all'uncinetto con la tecnica top down, questa graziosa maglietta caratterizzata da questo sprone così particolare e colorato. Per questo progetto ho utilizzato il filato prezioso di Un filo di passione, si chiama proprio così, prezioso, di cui vi lascio tutte le caratteristiche e le specifiche tecniche qui sotto nel box informazioni, compreso il link al sito di Un filo di passione dove potete scegliere tra le varie tonalità di colore disponibili. Io ho scelto la variante di colore numero 910 caratterizzata da queste tonalità che vedete qui come si sviluppano nella lavorazione. Abbiamo il beige, il panna, il rosa chiaro, il rosa un po' più carico, un rosa antico, fino a questa tonalità così calda di questo marrone bruciato. Per tutta la lavorazione ho impiegato poco più di 200 g di filato e quindi poco più di due gomitoli. Ogni gomitolo infatti pesa 100 g e ha una resa di circa 250 metri. Diciamo che ho lavorato utilizzando due gomitoli completi e ho appena appena iniziato il terzo. Io vi consiglio comunque di acquistare tre gomitoli per avere la certezza di portare a termine il lavoro e quindi di non trovarvi, diciamo, con la sorpresa di non riuscire a terminare il lavoro se avete a disposizione solamente due gomitoli di filato. I ferri e uncinetti consigliati per lavorare il prezioso vanno come misure dal 3 al 3,5. Io ho utilizzato l'uncinetto numero 3,5 per tutta quanta la lavorazione. Ovviamente potete cambiare questa misura in base alla vostra tensione di lavoro, in base alla vostra mano. Oltre a filato e uncinetto avremo poi bisogno di un paio di forbici per le rifiniture e un ago da maglia per andare a nascondere le codine. Poi consigliato ma non indispensabile è un metro per prendere le nostre misure di riferimento, mentre necessari sono quattro marker, eccoli qui, che ci serviranno per andare a separare le varie parti della maglietta e quindi dividere davanti, dal dietro e dalle due maniche quando arriveremo al momento di chiudere lo sprone. Per quanto riguarda la lavorazione, adesso ve la mostro un po' più da vicino, eccola qui. Io ho impiegato un disegno, uno schema di lavorazione che ho preso da Pinterest, di cui non conosco in realtà la fonte originale. Vi lascio comunque un'immagine di questo schema nella prossima clip in modo che voi possiate tenervela come riferimento, anche se in questo disegno io ho introdotto qualche piccola modifica proprio per riuscire a rendere questo schema più facile da memorizzare e anche perché il disegno alla fine risultasse più chiaro e leggibile. Quindi in particolare ho cambiato rispetto a quel disegno qualche numero di catenelle nei vari archetti che vanno a separare i vari elementi, però la struttura del disegno è quella dell'immagine. Abbiamo questo disegno floreale con questi fiori che si ingrandiscono sempre di più giro dopo giro e quindi cambia il numero di petali. Partiamo da 4 petali, poi qui ne abbiamo 5, poi 6, 7, 8, proprio per andare ad ingrandire questo sprone. Continuiamo con la lavorazione di questo schema fino a che con lo sprone arriviamo praticamente all'altezza del sottomanica. A quel punto potremmo fare delle prove di indosso e verificare che la nostra lavorazione si sia sviluppata in maniera corretta e che la nostra circonferenza del busto sia stata raggiunta. Quindi a quel punto potremmo andare a chiudere lo sprone, separare le varie parti del davanti, del dietro e delle maniche e proseguire con la lavorazione successiva del corpo della maglietta. Per la lavorazione successiva io ho utilizzato un punto molto semplice, quindi una semplice alternanza di archetti di catenelle separati da punti bassi e punti alti. Questa semplicità di lavorazione del corpo della maglietta contrasta con la parte iniziale più elaborata dello sprone proprio per andare a mettere in evidenza quest'ultimo.
Sempre per mettere più in risalto la lavorazione dello sprone, io ho deciso anche di utilizzare il filato in maniera, diciamo, un po' inconsueta, nel senso che ho lavorato la parte iniziale dello sprone seguendo proprio l'alternanza dei colori del gomitolo, quindi lavorando il filato così come si presentava e lasciando che i colori variassero in maniera spontanea. Per quanto riguarda invece la parte successiva nella lavorazione del corpo, ho preferito andare a separare nel gomitolo solamente le parti più chiare, proprio per rendere più evidente la parte dello sprone, la parte colorata, e mettere, diciamo, in secondo piano, con questi toni più neutri, la parte successiva. Ovviamente questa è stata una mia scelta. Se voi preferite continuare con l'alternanza di tutti quanti i colori anche nella parte del corpo della maglietta, potete benissimo farlo. Come taglia io ho lavorato un capo che veste fino a una taglia M. Nel corso di tutta la spiegazione comunque vi do le indicazioni necessarie a realizzarlo in qualsiasi taglia abbiate bisogno. Bene, io spero che il tutorial sia di vostro gradimento. Come sempre vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale attivando anche la campanella delle notifiche in modo da non perdere nessuno dei prossimi contenuti. Vi lascio al tutorial e vi auguro una buona visione. Per iniziare la lavorazione dello sprone partiamo da una catenella che deve avere un numero di maglie multiplo di 12. Io sono partita da 120 catenelle che corrispondono ad una scollatura né troppo pronunciata né troppo accollata. Lavorate le nostre 120 catenelle, le andiamo a chiudere a cerchio. Facciamo prima attenzione che non ci siano torsioni in questa base, quindi le raddrizziamo tutte per bene e andiamo a chiudere con una maglia bassissima sulla prima catenella che avevamo lavorato. Così. Ora in questo primo punto dove abbiamo fatto proprio la maglia bassissima di chiusura, andiamo a fare una catenella che non conta come punto e una maglia bassa. Così. Dopodiché proseguiamo andando a ripassare a maglia bassa tutta la nostra base di lavorazione. Quindi entriamo in ciascuna delle catenelle e lavoriamo una maglia bassa per andare a creare proprio tutto il giro lavorato in questa maniera che ci servirà come base di partenza per impostare il nostro disegno. Quindi ripassiamo a punto basso, alla fine ovviamente dovremo ottenere 120 maglie basse lavorate e chiuderemo con una maglia bassissima nella primissima di queste. Ecco, questa è la nostra base che sta prendendo forma. Terminato questo primo giro di impostazione con le maglie basse, facciamo la prima ripetizione. Il giro numero 1 sarà composto in questa maniera. Facciamo 4 catenelle che ci valgono come una maglia alta e 2 catenelle di separazione e nello stesso punto andiamo a lavorare un'altra maglia alta. In questo modo formiamo una sorta di punto V, dove lo spazio è dato da 2 catenelle di separazione. Poi facciamo 2 catenelle, saltiamo 3 maglie di base, 1, 2, 3, e nella successiva andiamo a lavorare un altro punto V, dove però faremo un punto alto, una catenella solamente e un altro punto alto, sempre nella stessa maglia di base. In questo modo lavoriamo poi 2 catenelle, saltiamo altre 3 maglie di base, 1, 2, 3, e in quella successiva un altro punto V come l'ultimo, quindi una maglia alta, una catenella e un'altra maglia alta, seguito da 2 catenelle. Quindi in definitiva abbiamo lavorato un punto V con le 2 catenelle che formano il suo spazio e altri 2 punti V con una catenella solamente nello spazio, saltando sempre 3 maglie sulla base.
Questa sarà la ripetizione che andiamo a lavorare per tutto il giro. Quindi ora saltiamo nuovamente 3 maglie, 1, 2, 3, e nella seguente facciamo il punto V più grande, diciamo, quindi maglia alta, 2 catenelle e maglia alta. Due catenelle di separazione, saltiamo 3 maglie di base, facciamo il punto V più piccolo, quindi maglia alta, catenella e maglia alta. Di nuovo 2 catenelle, saltiamo ancora 3 maglie di base, 1, 2, 3 e nella successiva un altro punto V piccolo, quindi maglia alta, catenella e maglia alta più le 2 catenelle di separazione. E questa sarà la ripetizione che andremo a lavorare per tutta la circonferenza. Chiuderemo alla fine con una maglia bassissima sulla seconda delle catenelle che abbiamo fatto all'inizio, che ci sostituiva il primo punto alto. Proseguiamo quindi con il giro numero 2. Facciamo una maglia bassissima per portarci all'interno dell'archetto di 2 catenelle che avevamo costruito con il primo punto V del giro precedente e lavoriamo 2 catenelle che ci valgono come una maglia alta. All'interno di questo stesso archetto di 2 catenelle facciamo altre 3 maglie alte, quindi in totale ne avremo 4. Quindi 4 punti alti all'interno del primo spazio di 2 catenelle del punto V più grande. A seguire facciamo 2 catenelle, andiamo nel prossimo punto V, quello che aveva lo spazio solo di una catenella, e lavoriamo un altro punto V identico, quindi un punto alto, una catenella e un punto alto. Così. Poi facciamo 2 catenelle, andiamo nel prossimo punto V che ha sempre uno spazio di una catenella e facciamo un altro punto V uguale, quindi punto alto, una catenella e punto alto, più 2 catenelle di separazione. Quindi ripetendo, 4 maglie alte nell'archetto del punto V più grande e dei punti V più piccoli, diciamo, sopra a ciascuno dei punti V piccoli del giro precedente. Ripetiamo ancora una volta tutta la sequenza. Qui abbiamo il punto V grande, quindi nel suo archetto di 2 catenelle facciamo 4 maglie alte. E 4, 2 catenelle di separazione, abbiamo il punto V piccolo e sopra a questo punto V facciamo un altro punto V piccolo, 2 catenelle di separazione, un altro punto V piccolo e quindi ripetiamo il punto V piccolo. E 2 catenelle di separazione e proseguiamo con questa ripetizione per tutto il nostro giro. Chiuderemo con una maglia bassissima sulla prima maglia alta lavorata nel primo punto V più grande. Proseguiamo a questo punto con il giro numero 3 e andremo a lavorare in corrispondenza di ciascuna di queste maglie alte di questi gruppi che abbiamo fatto sui punti V più grandi dei gruppi di maglie alte non chiuse. Quindi iniziamo facendo 2 catenelle e nello stesso punto, che è la prima maglia alta di questo primo gruppo, facciamo altri 2 punti alti non chiusi. 1 e 2, così. Chiudiamo tutte le asole sull'uncinetto. Facciamo 2 catenelle,
Andiamo nel punto alto sottostante seguente e facciamo di nuovo 3 punti alti non chiusi. 1, 2 e 3. E chiudiamo tutte le asole sull'uncinetto. Abbiamo ottenuto così due gruppi. Di nuovo 2 catenelle. Andiamo nel punto alto successivo, questo, e rifacciamo la stessa cosa, quindi altri 3 punti alti non chiusi. 2 e 3, li chiudiamo insieme, 2 catenelle e di nuovo nell'ultima maglia alta facciamo la stessa cosa, un gruppo di 3 maglie alte non chiuse e chiuse insieme e 2 catenelle. In questa maniera abbiamo lavorato quindi questa sorta di petali su questo primo fiore che va a formare il nostro disegno. Abbiamo fatto quindi 2 catenelle di separazione, andiamo a saltare le maglie successive e andiamo a lavorare tra un punto V e il seguente, quindi in questo arco di catenelle facendo un altro punto V. Quindi lavoriamo un punto alto, una catenella e un punto alto. A seguire altre 2 catenelle di separazione. Andiamo poi a lavorare sul prossimo gruppo di maglie alte, questo, e ripetiamo la sequenza. Quindi andiamo a lavorare un gruppo di 3 maglie alte non chiuse sul primo punto alto. Due catenelle di separazione e la stessa cosa la facciamo sui punti alti successivi, quindi di nuovo andiamo a lavorare i petali che abbiamo fatto nel primo fiore, seguiti sempre dalle 2 catenelle di separazione. Di nuovo andiamo a lavorare tra i due punti V successivi, quindi in questo spazio, e facciamo ancora un punto V, quindi maglia alta, una catenella e un'altra maglia alta più 2 catenelle di separazione. Dopodiché andiamo sul prossimo gruppo di maglie alte, questo, e ripetiamo tutta la sequenza, i petali e il punto V lavorato tra i due punti V del giro precedente. Ripetiamo quindi questa sequenza per tutta la nostra circonferenza. E chiuderemo con una maglia bassissima in corrispondenza del primo petalo che abbiamo lavorato per il primo fiore. Ecco il nostro lavoro, quindi come si presenta dopo aver lavorato questi primi 3 giri, e vedete che avendo una base di lavorazione costituita da 120 catenelle, il disegno è multiplo di 12 e quindi noi andiamo ad ottenere 10 fiori lungo tutta la nostra circonferenza, ognuno dei quali è formato attraverso questi petali che abbiamo appena lavorato. Andiamo ora a lavorare il giro numero 4 che concluderà questa prima ripetizione del nostro disegno. Questo giro numero 4 è molto semplice perché è formato solamente da maglie basse e catenelle che vanno a formare degli archetti su tutta la nostra base di lavorazione. Iniziamo questo giro numero 4 con una maglia bassissima all'interno del primo archetto di 2 catenelle dopo il primo petalo sul primo fiore e in questo archetto andiamo a lavorare una maglia bassa in questo modo. Poi facciamo 3 catenelle. Andiamo nell'archetto successivo, questo, e lavoriamo di nuovo una maglia bassa e 3 catenelle. Nell'archetto successivo di nuovo una maglia bassa e 3 catenelle. E questa sarà la ripetizione che faremo per tutta la circonferenza. Quindi nell'archetto seguente una maglia bassa e
e 3 catenelle. Nell'archetto del punto V una maglia bassa e 3 catenelle. Nell'archetto successivo maglia bassa e 3 catenelle. E così ricominciamo da capo. Quindi in sostanza in ogni spazio di catenelle che incontriamo sulla nostra base di lavorazione andiamo a fare una maglia bassa seguita dall'archetto di 3 catenelle. E questo per tutta la nostra circonferenza. Vedete, questo è l'effetto che dobbiamo ottenere, di contornare tutta la nostra circonferenza con questi archetti di 3 catenelle delimitati dalle maglie basse, in questo modo. Chiuderemo il giro numero 4 con una maglia bassissima sulla prima maglia bassa lavorata all'inizio del primo fiore. Con questi primi 4 giri che abbiamo lavorato, abbiamo chiuso la prima ripetizione del nostro disegno. I prossimi 4 giri andranno a formare la seconda ripetizione e saranno molto simili a quelle che abbiamo appena eseguito. Andiamo quindi con il giro numero 5 e per eseguirlo andiamo a posizionarci esattamente a metà del primo fiore, quindi in pratica su questa maglia bassa che è quella lavorata subito dopo il secondo petalo. Per posizionarci qui, che cosa facciamo? Con delle maglie bassissime andiamo a camminare lungo tutto questo primo archetto che incontriamo. Fino a raggiungere questo punto basso che segna appunto la metà del nostro primo fiore lavorato. In corrispondenza di questo punto basso della metà del fiore andiamo a lavorare 2 catenelle che ci valgono come una maglia alta e 3 catenelle di separazione, quindi in totale 5 catenelle per partire. E all'interno dello stesso punto andiamo a fare un altro punto alto, quindi in pratica costruiamo un punto V dove lo spazio delle catenelle è formato da 3 catenelle. Lavoriamo poi 3 catenelle e andiamo direttamente nel punto basso che sta sopra ai due punti V dei giri precedenti, questo punto basso qui. E in questo punto basso andiamo a lavorare un punto V, lavorando un punto alto, una catenella e un punto alto. In questo modo. Facciamo poi 3 catenelle di separazione. Saltiamo il prossimo punto basso, andiamo in quello dopo che sta esattamente sopra ai punti V da questa parte e in questo punto basso lavoriamo come prima un punto V, quindi punto alto, catenella e punto alto e di nuovo 3 catenelle di separazione. Vedete quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto sulla metà del fiore un punto V grande, diciamo, 3 catenelle di separazione, un punto V piccolo allineato con i punti V precedenti, 3 catenelle di separazione, un altro punto V piccolo allineato con i punti V precedenti e altre 3 catenelle di separazione. E questa è la ripetizione che dobbiamo fare per tutta la circonferenza. Quindi ora ricominciamo, andiamo nel fiore seguente, dobbiamo andare sulla metà, quindi su questo punto basso, questo qui, dobbiamo lavorare il punto V grande, quindi maglia alta, 3 catenelle, perché abbiamo detto che lo spazio deve essere formato da 3 catenelle, e maglia alta. Così, 3 catenelle di separazione,
andiamo sul punto basso che è allineato con i punti V dei giri precedenti, quindi su questo punto, e dobbiamo fare il punto V piccolo, quindi maglia alta, catenella e maglia alta, 3 catenelle di separazione. Ora dobbiamo andare sul punto basso allineato con i punti V precedenti, quindi questo che vedete è allineato a questi qua, e su questo punto basso dobbiamo fare di nuovo il punto V, quindi maglia alta, catenella e maglia alta, più le 3 catenelle di separazione per chiudere la sequenza. Ecco qui, quindi punto V grande, archetto di 3, punto V piccolo, archetto di 3, punto V piccolo, archetto di 3. E continuiamo in questo modo lungo tutta la nostra circonferenza. Andiamo quindi con il giro numero 6. Entriamo con una maglia bassissima all'interno del primo arco del primo punto V grande che incontriamo e lavoriamo 2 catenelle che ci valgono come una maglia alta, e poi continuiamo lavorando altri 4 punti alti all'interno di questo primo spazio. In totale, quindi, in questo archetto avremo 5 maglie alte che vanno a formare questo primo gruppo su questo nuovo fiore che si trova allineato esattamente con quello sottostante. Facciamo poi 3 catenelle di separazione, andiamo nel prossimo punto V, questo, e lavoriamo un punto V, quindi una maglia alta, una catenella e una maglia alta. 3 catenelle di separazione, andiamo nel prossimo punto V, questo qui, e di nuovo lavoriamo un punto V, quindi una maglia alta, una catenella e una maglia alta. 3 catenelle di separazione. E poi incontriamo di nuovo un punto V grande, eccolo, sopra al fiore della prima ripetizione, e di nuovo lavoriamo i 5 punti alti. 1, 2, 3, 4 e 5. E ricominciamo. 3 catenelle, punto V sul punto V sottostante, 3 catenelle, punto V sul punto V sottostante di nuovo, 3 catenelle, e poi abbiamo di nuovo il fiore da formare nel prossimo punto V grande, di nuovo con i 5 punti alti, e proseguiamo in questa maniera lungo tutta la nostra circonferenza. Questo è il giro numero 6, che sarà chiuso con una maglia bassissima in corrispondenza del primo punto alto all'inizio sul primo fiore. Eccoci quindi pronti per il giro numero 7. Per ciascuno dei fiori che abbiamo impostato dovremo ora andare a lavorare i petali. Dato che nell'impostazione di ogni fiore nel giro precedente abbiamo fatto 5 maglie alte, i petali a questo punto per ogni fiore saranno 5. Quindi andiamo a costruire il primo, facciamo 2 catenelle e altri 2 punti alti non chiusi in corrispondenza della prima maglia alta.
così, e poi chiudiamo tutti i nostri punti in un colpo solo, in questa maniera. Questo sarà il primo petalo e poi facciamo 2 catenelle di separazione. Andiamo nel punto alto seguente e lavoriamo il secondo petalo, quindi una maglia alta non chiusa, un'altra e un'altra ancora. Le chiudiamo tutte insieme, questo è il secondo petalo, e poi 2 catenelle di separazione. La stessa cosa andiamo a fare sulle maglie alte successive fino ad ottenere i nostri 5 petali. Ecco qui i nostri 5 petali sono formati. Dopo aver lavorato l'ultimo di questi 5 petali, facciamo 3 catenelle di separazione. Andiamo poi in corrispondenza dell'archetto di 3 catenelle tra i 2 punti V che abbiamo qui, quindi in questo archetto, e lavoriamo un punto V facendo un punto alto, una catenella e un punto alto. E poi proseguiamo con 3 catenelle di separazione. Andiamo poi fino al prossimo fiore e in corrispondenza di ciascuno dei suoi punti alti andiamo ancora a costruire i nostri petali. Quindi ripetiamo tutta la sequenza dei petali, 3 maglie alte non chiuse e chiuse insieme per ciascuno, separati tra loro da 2 catenelle. Al termine facciamo 3 catenelle di separazione. Andiamo tra i 2 punti V seguenti nell'archetto qui e lavoriamo il punto V, quindi maglia alta, catenella e maglia alta e poi 3 catenelle di separazione e ripetiamo la sequenza per tutta la nostra circonferenza. Andremo così a costruire tutti i petali per ciascuno dei fiori e chiuderemo questo giro con una maglia bassissima in corrispondenza della chiusura del primo petalo. Per il giro numero 8 andremo a lavorare esattamente come per il giro numero 4, quindi costruiremo lungo tutta la circonferenza degli archetti di 3 catenelle separati ciascuno da una maglia bassa, andando a lavorare in ogni spazio di catenelle che incontriamo lungo tutto il percorso. Proseguiamo in questa maniera fino a esaurire tutta la nostra circonferenza. Andremo a chiuderci come di consueto con una maglia bassissima nella prima maglia bassa lavorata. E con questo giro numero 8 andremo a chiudere la seconda ripetizione del nostro disegno. Quindi vedete che ad ogni ripetizione noi andiamo a costruire un fiore esattamente in corrispondenza di quello della ripetizione precedente, solo che il fiore sarà via via sempre più grande. Siamo partiti con il fiore con i 4 petali, adesso abbiamo costruito un fiore con 5 petali, nella ripetizione successiva il fiore avrà 6 petali e così via, in modo da andare ad ingrandire progressivamente la misura del nostro sprone. Ecco dunque la nostra lavorazione al termine dei primi 8 giri. Adesso andiamo con i prossimi 4 che ci daranno la terza ripetizione del nostro motivo, sempre con la costruzione di questi fiori. Quindi con la prossima ripetizione il fiore che andremo a costruire sarà formato a questo punto da 6 petali, quindi sarà un pochino più grande del precedente e quindi anche il nostro sprone proseguirà nella sua crescita. Per iniziare il prossimo giro, quindi il giro numero 9, quello che dobbiamo fare sarà di andare proprio in corrispondenza della metà del primo fiore, quindi in pratica all'interno di questo archetto che si trova esattamente sopra al terzo petalo, petalo quindi centrale del nostro fiore. Quindi con delle maglie bassissime andiamo semplicemente a camminare fino a raggiungere proprio questo archetto centrale da cui partiremo con il giro numero 9.
Siamo quindi a metà del fiore e in questo archetto centrale andiamo a costruire un punto V grande, quindi formato da una maglia alta sostituita dalle due catenelle, 4 catenelle di separazione e un punto alto. Questo sarà il nostro punto V grande, diciamo, che forma la base del prossimo fiore. Dopodiché facciamo 3 catenelle, saltiamo il prossimo archetto, questo qui lo saltiamo, andiamo in quello dopo e facciamo un punto V semplice, quindi maglia alta, catenella e maglia alta. Così. Poi facciamo 3 catenelle, andiamo a saltare il prossimo archetto, questo, e ci posizioniamo sul punto basso successivo, questo punto basso centrale allineato con il punto V sottostante, questo punto basso qui. In questa maglia bassa facciamo un altro punto V semplice, quindi punto alto, catenella e punto alto. In questa maniera. Di nuovo facciamo 3 catenelle di separazione, saltiamo il prossimo archetto, andiamo in quello seguente e di nuovo facciamo un punto V semplice. Quindi maglia alta, catenella e maglia alta. Quindi abbiamo costruito 3 punti V semplici in successione. Uno su questo archetto, uno sul punto basso allineato con il punto V sottostante e uno su quest'altro archetto. Facciamo ancora 3 catenelle di separazione. Saltiamo il prossimo archetto e andiamo in quello successivo che è quello centrale di questo nuovo fiore. E in questo ricominciamo la sequenza, quindi facendo un punto V grande. Quindi una maglia alta, 4 catenelle di separazione e un'altra maglia alta. E questa sarà la sequenza che andremo a ripetere per tutta la nostra circonferenza. Quindi vedete che ora tra un fiore e l'altro intercorrono 3 punti V semplici, 1, 2 e 3. Terminata la lavorazione del giro 9, andiamo con il giro 10. In questo giro numero 10 faremo la base del prossimo fiore, quindi in ciascuno spazio di 4 catenelle di ogni punto V grande andiamo a lavorare ora 6 punti alti. Con una maglia bassissima ci portiamo dunque all'interno del primo spazio, facciamo le 2 catenelle che ci valgono come un punto alto e poi ne lavoriamo altri 5 per averne in totale quindi 6. In questo modo. E questa sarà la base del nostro nuovo fiore in questa nuova ripetizione. Poi facciamo 3 catenelle, andiamo nel prossimo punto V, questo del giro precedente, e lavoriamo un punto V proprio nello spazio di una catenella. Quindi maglia alta, catenella e maglia alta. Così. Poi facciamo nuovamente 3 catenelle, un altro punto V in corrispondenza del prossimo punto V, quindi punto alto, catenella e punto alto, 3 catenelle, un altro punto V in corrispondenza del prossimo punto V, e ancora 3 catenelle. E così ci riportiamo al prossimo fiore dove ricominciamo a lavorare tutta questa sequenza, quindi le 6 maglie alte nello spazio del punto V grande e a seguire i punti V sui punti V
successivi. Nel giro numero 11 dobbiamo procedere alla lavorazione dei petali. Quindi andiamo a fare sul primo punto alto del primo gruppo del primo fiore il solito petalo formato da 3 maglie alte chiuse insieme. Così, 2 catenelle, andiamo sul secondo punto alto e lavoriamo la stessa cosa, quindi un altro petalo, 3 maglie alte chiuse insieme, eccolo qui, più 2 catenelle di separazione. E proseguiamo con questa lavorazione dei petali su tutte le maglie alte di questo primo fiore. In totale quindi arriviamo ad avere sul fiore 6 petali. Dopo l'ultimo petalo facciamo 3 catenelle e andiamo direttamente nello spazio di 3 catenelle tra i primi due punti V, quindi in questo spazio qui, e in questo spazio lavoriamo un punto V. Quindi maglia alta, catenella e maglia alta. In questo modo. Poi facciamo 3 catenelle. Andiamo nel prossimo spazio di catenelle tra i prossimi due punti V, quindi questo spazio qui, e lavoriamo un altro punto V. Maglia alta, catenella e maglia alta. Più 3 catenelle. Ecco, vedete l'effetto che dobbiamo ottenere è questo. I petali e poi questo collegamento formato con questi due punti V. Quindi in quest'ultima ripetizione che stiamo lavorando, la sequenza dei punti V tra un fiore e l'altro, vedete che è formata da 3 punti V, 3 punti V nel giro successivo e in questo invece 2 punti V, 3, 3 e 2. Questa è la sequenza che stiamo lavorando in questa ripetizione. Dopo aver lavorato le 3 catenelle abbiamo il prossimo fiore, quindi ricominciamo tutto da capo. Quindi andiamo a lavorare i petali su ciascuno dei punti alti e così via i punti V nella parte successiva. E ripetiamo la sequenza per tutta la circonferenza e ci vediamo al termine di questo 11° giro per vedere come andare col giro numero 12. Per lavorare il giro numero 12 molto semplicemente andremo a fare i soliti archetti di 3 catenelle. Quindi entriamo all'interno di ciascuno spazio di catenelle, andiamo a fare un punto basso e 3 catenelle. Questo su tutti gli archetti dei petali. Così. E poi in corrispondenza di ciascuno degli spazi di catenelle che incontriamo successivamente, quindi punto basso e 3 catenelle per andare a costruire questi archetti lungo tutta la circonferenza, esattamente come abbiamo fatto nei giri conclusivi delle ripetizioni anche nelle fasi precedenti. Vedete, dobbiamo costruire tutti i soliti archetti di 3 catenelle. Abbiamo quindi realizzato 3 volte la ripetizione del nostro disegno. Siamo partiti nella prima ripetizione con un fiore composto da 4 petali, nella seconda ripetizione il fiore ha 5 petali, nella terza ne ha 6. Il nostro sprone però ancora non ha una grandezza sufficiente per poter essere chiuso e quindi è necessario perlomeno fare una ripetizione in più. Vi faccio vedere quindi come impostare questa quarta ripetizione che avrà una struttura esattamente analoga alle precedenti. L'unica differenza ovviamente sarà che in questa nuova ripetizione dovremmo avere un petalo in più nel nostro fiore e quindi il fiore avrà 7 petali complessivamente. Per iniziare questa quarta ripetizione con delle maglie bassissime mi sono portata nella metà del fiore dell'ultima ripetizione,
quindi dopo il terzo petalo sulla maglia bassa successiva, questo punto qui che segna proprio la metà del fiore. E qui vado a costruire il mio punto V grande. In questo punto V dovremo fare uno spazio di catenelle che vada ad accogliere a questo punto 7 maglie alte. Quindi facciamo 2 catenelle che ci valgono come prima come maglia alta. E poi facciamo 5 catenelle di separazione. Dopodiché, sempre nello stesso punto centrale, andiamo a fare un punto alto. E questo sarà quindi il nostro punto V grande che segna la base del prossimo fiore di questa quarta ripetizione. Quindi il punto V grande sarà formato da una maglia alta, 5 catenelle e una maglia alta. Poi andiamo a fare le solite 3 catenelle di separazione e andiamo a lavorare il primo punto V che dobbiamo fare in questa ripetizione ulteriore, che sarà posizionato allineato su quelli dei giri precedenti. Quindi questi sono i punti V dei giri precedenti, questi qua. Il nostro punto V nuovo dovrà essere allineato con questi e quindi sarà posizionato su questo punto basso. Quindi abbiamo fatto le 3 catenelle dopo il punto V grande. Andiamo su questo punto basso direttamente. Vedete che è allineato con i punti V dei giri sottostanti. Entriamo con l'uncinetto in questo punto basso e facciamo il punto V, quindi facciamo un punto alto, una catenella e un punto alto. Così. E poi facciamo le solite 3 catenelle di separazione. Poi andiamo sul punto basso allineato con questi altri punti V. Quindi su questo punto qui e andiamo a fare il prossimo punto V. Quindi di nuovo un punto alto, una catenella e un punto alto, seguito dalle solite 3 catenelle di separazione. E poi andiamo sul prossimo allineamento dei punti V, questi. Il punto basso allineato è questo qui, quindi in questo punto facciamo il terzo punto V. Quindi entriamo nella maglia bassa e facciamo anche qui il punto V, seguito dalle solite 3 catenelle di separazione. Vi faccio vedere qual è l'effetto che dobbiamo ottenere in questa nuova ripetizione. Vedete? Abbiamo il punto V grande sulla metà del fiore e poi i 3 punti V uno dopo l'altro che sono posizionati in modo da essere perfettamente allineati con quelli dei giri precedenti. Quindi ora ricominciamo questa sequenza. Abbiamo il prossimo fiore, dobbiamo andare sulla metà, quindi 1, 2, 3 sono i petali. Qui abbiamo la metà in questa maglia bassa. E quindi in questa maglia bassa andiamo a fare il punto V grande, ovvero punto alto. Abbiamo detto 5 catenelle e punto alto. Così, seguito da 3 catenelle di separazione. Poi andiamo sul punto basso allineato con i punti V, questo, e facciamo anche qui il punto V, quindi punto alto, catenella e punto alto, 3 catenelle di separazione. Andiamo poi sul punto basso allineato con questi altri punti V, quindi questo punto qui. E di nuovo facciamo il punto V, seguito
seguito dalle 3 catenelle di separazione. E poi il prossimo punto basso allineato con i punti V, quindi questo, e di nuovo il punto V, quindi da fare con le catenelle 3 di separazione successive. E vedete che di nuovo abbiamo realizzato la nostra sequenza. Quindi quello che dobbiamo fare ora sarà replicare la lavorazione dei giri del motivo andando a riempire questi nuovi punti V grandi dove dovremo lavorare a questo punto per i prossimi fiori 7 punti alti. Poi dovremo fare 7 petali e così via fino a terminare anche questa quarta ripetizione. La sequenza dei punti V che stanno tra un fiore e l'altro seguirà la stessa struttura di prima. Quindi siamo partiti con 3 punti V, nel giro successivo ne avremo ancora 3 e poi ne avremo 2, esattamente come abbiamo fatto nella terza ripetizione. Vi ricordate? 3 punti V, 3 punti V e 2. La stessa cosa la faremo anche in questa quarta, quindi 3 li facciamo in questo giro, 3 nel prossimo e 2 in quello successivo ancora. Ci vediamo quindi in fondo a questa quarta ripetizione, quindi saremo arrivati a quel punto ad aver completato anche il 16° giro e vedremo poi, valuteremo se il nostro sprone sarà a quel punto pronto per essere chiuso e quindi passeremo a lavorare solamente la parte del busto, praticamente il davanti insieme al dietro, lasciando libere le maniche. Una cosa vi voglio far notare, lo sprone deve rimanere il più possibile anche in questa fase della lavorazione piatto, quindi potrebbe essere che questi archetti di 3 catenelle che stanno tra un punto V e l'altro o tra il fiore e il primo dei punti V magari risultano essere un po' troppo tesi. Ecco, se questo è il caso, magari anziché farne 3 di catenelle potete farne 4 in modo da rendere la lavorazione un pochino più morbida. Valutate voi anche in base alla tensione del vostro lavoro, in base alla vostra mano. Ecco il risultato del lavoro dopo aver lavorato tutte le ripetizioni. In realtà non mi sono fermata alla quarta ripetizione, ma ne ho lavorata una in più, una quinta ripetizione del disegno, dove all'interno del fiore sono contenuti 8 petali. Quindi la base di questo fiore, di questa ultima ripetizione, è formata da un punto V grande, costituito da un punto alto, 6 catenelle e un punto alto. All'interno di questo punto V grande abbiamo lavorato poi 8 maglie alte, a seguire gli 8 petali e poi nell'ultimo giro i consueti archetti di 3 catenelle e maglia bassa. Con questa quinta ripetizione lo sprone si è ingrandito e ha raggiunto una dimensione che mi consente di arrivare praticamente al sottomanica e quindi sono pronta per andare a separare le varie parti del top, quindi davanti, dietro e le due maniche, e di conseguenza interrompere la lavorazione, diciamo, circolare dello sprone. Per quanto riguarda la parte intermedia in questa ripetizione, quindi laddove ci sono i punti V e gli archetti di catenelle, ho seguito la stessa struttura della ripetizione precedente, quindi lavorando, come vi avevo descritto prima, un giro con 3 punti V, un altro giro con altri 3 punti V esattamente allineati e un altro giro con 2 punti V intermedi. Quindi abbiamo sempre lo stesso schema dei punti V, 3 più 3 più 2. Per quanto riguarda gli archetti di catenelle, diciamo che questa sequenza di 3 punti V nel primo giro, anziché aprirsi con un archetto di 3 catenelle, ne ha uno di 5. Poi ci sono i 3 punti V e poi di qua ancora 5 catenelle anziché 3. Quindi ho un attimo, diciamo, allargato questi archetti,
fatti un pochino più lunghi come numero di catenelle, in modo che il disegno risultasse comunque piatto e non fosse troppo teso. Naturalmente il numero di catenelle da lavorare nei vari archetti dipende anche dalla mano di lavorazione, dalla tensione, quindi caso per caso dovete valutare voi quant'è il numero ottimale di catenelle da lavorare in modo che il disegno si legga comunque bene e la lavorazione non risulti troppo tesa. 5 ripetizioni del disegno per me sono necessarie per riuscire a chiudere lo sprone, arrivando quindi al sottomanica. Ovviamente anche questa è una valutazione soggettiva, quindi vi consiglio come sempre di provare il vostro sprone durante la lavorazione per valutare quante ripetizioni sono necessarie per voi. Magari vi potete anche voi fermare a 5 oppure considerare l'idea di eseguirne una in più. Anche se in realtà la dimensione raggiunta in questo caso con 5 ripetizioni è già, secondo me, più che sufficiente per arrivare ad una taglia M abbondante. Prima di chiudere lo sprone, devo con dei marcapunti delimitare le 4 parti di cui si compone il top. Avendo 10 fiori complessivi, io ne ho riservati 3 per il davanti, 3 per il dietro e 2 per ciascuna delle maniche, quindi 3 più 3 più 2 più 2, in totale otteniamo 10 fiori. Ho posizionato il primo marcapunti esattamente a metà tra un fiore e l'altro, quindi nello spazio intermedio tra due fiori, così. Poi ho contato 3 fiori completi, quindi 1, 2, 3, un'altra metà dello spazio intermedio e ho posizionato il secondo marcapunti e questo tratto lungo, compreso quindi tra questi due marker, mi va a delimitare una delle due parti o del dietro o del davanti. Poi abbiamo detto che dobbiamo riservare 2 fiori per la manica, quindi vado a contare dal secondo marker 2 fiori completi, 1, 2. Di nuovo lo spazio intermedio tra i due fiori e vado a posizionare il marcapunti successivo. Poi la stessa cosa vado a fare per il secondo tratto lungo, diciamo quello del dietro del davanti, e quindi vado a contare 1, 2, 3 fiori nuovamente e ancora lo spazio intermedio. Vado a posizionare sempre a metà tra un fiore e l'altro il terzo marcapunti e questo quindi è il secondo tratto lungo. E poi ho l'ultimo pezzettino che mi va a segnare la seconda manica, quindi 1 e 2 fiori per la seconda manica più il tratto intermedio che è quello da cui sono partita con il primo marcapunti. Quindi separando le varie parti del nostro sprone in questo modo, riusciamo a delimitare le 4 sezioni della nostra maglietta. In questa lavorazione, vedete, a un certo punto avete intravisto probabilmente questa parte che io ho già lavorato per una delle due parti più grandi o per il dietro o per davanti, che mi serve a linearizzare il margine del mio disegno. Perché con questa lavorazione noi abbiamo lavorato questi fiori che però ci creano un po' di irregolarità nel nostro margine, perché abbiamo proprio queste punte che creano un po' questo saliscendi nel nostro sprone, che potrebbe essere un po' di impiccio adesso che dobbiamo andare a chiuderlo. Quindi io ho fatto praticamente sia sul davanti che sul dietro, queste 3 righe sono 3 righe di andata e ritorno con punti alti doppi e catenelle sostanzialmente, che mi servono a rendere più lineare il mio margine, perché vedete, in questa maniera io riesco ad avere un tratto dritto e quindi riuscirò a chiudere il mio sprone in maniera più comoda. E non avrò parti che tirano o che si sollevano, insomma, risulterà un lavoro esteticamente migliore. Adesso vediamo come andare a lavorare queste 3 righe. È molto semplice, anche se è un po' lungo da spiegare, ma davvero sono punti basici, non c'è niente di particolare, che mi servono proprio a rendere un po' più dritto il tutto praticamente.
Che cosa faccio? Quindi vado con l'uncinetto ad entrare nell'archetto dove ho posizionato il marcapunti. Facciamo finta che questo sia il dietro. Adesso con voi andrò a lavorare la parte del davanti. Andiamo quindi nell'archetto dove abbiamo posizionato il marcapunti e lavoriamo queste tre righe di andata e ritorno, quindi una sul dritto, poi giro e lavoro sul rovescio e poi di nuovo sul dritto. Al termine di questa terza riga andrò proprio a chiudere lo sprone e unirò le due parti del davanti e del dietro. Con questa linearizzazione, diciamo, del lavoro, io vado ad ottenere questo tratto finale che, se lo vado a misurare, ha un'ampiezza di circa 45 centimetri. 45 per 2 mi dà 90 e con questi 90 centimetri finali io riesco a chiudere la mia circonferenza del busto in maniera ottimale e quindi ottengo una maglietta esattamente adatta alla mia taglia. Qualora ci fosse la necessità di avere un'ampiezza più grande, un eventuale spazio che manca per andare a chiudere proprio completamente la circonferenza del busto, che è la nostra circonferenza di riferimento, lo possiamo recuperare facendo delle catenelle aggiuntive in corrispondenza del sottomanica. E adesso vedremo anche questo passaggio. Ho agganciato il filo quindi nell'archetto con il marker che segna l'inizio del tratto lungo o del davanti o del dietro, tanto le lavorazioni sono perfettamente uguali nei due casi. In questo archetto contrassegnato dal marker vado a iniziare facendo 4 catenelle, poi andrò a fermare bene la codina del mio filo. Vado a fare poi un punto alto doppio nell'archetto successivo, un altro punto alto doppio in quello successivo ancora, ripeto il punto alto doppio un'altra volta e un'altra volta ancora. Quindi in totale devo avere 4 punti alti doppi, 1, 2, 3, 4 più le 4 catenelle di partenza. Quindi siamo arrivati praticamente sul fiore a lavorare. A questo punto vado a fare 5 catenelle e 5. Vado nel prossimo archetto e lavoro una maglia bassa e 3 catenelle. Ripeto di nuovo maglia bassa e 3 catenelle, maglia bassa e 3 catenelle e maglia bassa e 2 catenelle. Quindi sul fiore devo fare 4 volte la maglia bassa con l'archetto. Maglia bassa 3 catenelle, maglia bassa 3 catenelle, maglia bassa 3 catenelle, maglia bassa, che è la quarta, più 2 catenelle. Adesso faccio una maglia alta nell'archetto successivo e 2 catenelle. Poi vado a fare una maglia alta doppia nell'archetto seguente e 2 catenelle. Ripeto questa maglia alta doppia e 2 catenelle altre 3 volte, sempre lavorando in ogni archetto, quindi maglia bassa, maglia alta doppia, 2 catenelle, questa è la seconda, la terza e la quarta. Così. Quindi che cosa stiamo facendo? Stiamo riempiendo lo spazio, diciamo, più basso nella lavorazione che incontriamo tra un fiore e l'altro con dei punti alti doppi in modo da alzarlo, quindi vogliamo rendere più dritto il nostro margine. Dopo queste 4 ripetizioni del punto alto doppio, facciamo una maglia alta, 2 catenelle e ci ritroviamo di nuovo sul fiore. Adesso siamo sul fiore e dobbiamo lavorare con i punti bassi, quindi facciamo
siamo sul secondo fiore, il primo punto basso, 3 catenelle e ripetiamo, punto basso 3 catenelle, punto basso 3 catenelle, punto basso 3 catenelle, punto basso 3 catenelle, di nuovo un punto basso e 2 catenelle. Su questo secondo fiore la ripetizione di punto basso e catenelle la dobbiamo fare 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sul primo fiore l'avevamo fatta 4 volte, 1, 2, 3 e 4. Qui invece la dobbiamo fare per 6 volte. Quindi, dopo aver lavorato quest'ultimo punto basso con le 2 catenelle, facciamo un punto alto, 2 catenelle, e ora abbiamo la parte più bassa da riempire con i punti alti doppi. Quindi, come prima, facciamo punto alto doppio, 2 catenelle, punto alto doppio, 2 catenelle, punto alto doppio, 2 catenelle e l'ultimo punto alto doppio e 2 catenelle. Ecco, e siamo arrivati al terzo e ultimo fiore, quindi dobbiamo lavorare il punto alto più 2 catenelle e ora abbiamo la parte con i punti bassi. Siamo sull'ultimo fiore, quindi dobbiamo lavorare come sul primo e quindi la sequenza dei punti bassi sarà ripetuta 4 volte, quindi faremo un punto basso, 3 catenelle, il secondo punto basso e 3 catenelle, il terzo punto basso e 3 catenelle e l'ultimo punto basso e 3 catenelle. E a questo punto dobbiamo chiudere questa parte esattamente come l'abbiamo aperta. Quindi, dopo aver fatto l'ultimo punto basso dei 4, anziché fare l'archetto di 3 catenelle, facciamo 5 catenelle perché dobbiamo lavorare in maniera speculare a quello che abbiamo fatto all'inizio. Poi andiamo nell'archetto successivo, facciamo il punto alto doppio, un punto alto doppio, quindi andiamo nell'archetto seguente un altro punto alto doppio e siamo a 2, un altro nell'archetto seguente e siamo a 3 e un altro nell'archetto seguente siamo a 4 e l'ultimissimo nell'archetto contrassegnato dal marker di chiusura di questo tratto. Quindi se all'inizio abbiamo aperto questa riga con, eccola qui, le 4 catenelle iniziali che sostituivano di fatto un punto alto doppio più altre 4 maglie alte doppie, quindi in totale come se ne avessimo qui 5, la stessa cosa dobbiamo avere anche in chiusura e difatti in chiusura abbiamo, eccole qua, 1, 2, 3, 4, 5 maglie alte doppie. E in questa maniera andiamo a chiudere la nostra prima riga di questa parte, diciamo, che serve a raddrizzare il nostro margine. Vado quindi a girare il lavoro, ora dovrò lavorare sul rovescio, inizio facendo 4 catenelle e vado a fare un punto alto doppio sul primo punto alto doppio. Poi faccio una catenella, salto il prossimo punto, vado in quello successivo e di nuovo lavoro un punto alto doppio e una catenella.
salto il prossimo punto alto doppio, vado in quello dopo ancora e vado a fare di nuovo un punto alto doppio. E 2 catenelle. Quindi in questo inizio di questa seconda riga abbiamo praticamente 4 punti alti doppi. Adesso vado a lavorare una maglia alta nell'archetto di 5 catenelle che incontro qui sottostante, quindi facciamo una maglia alta e 2 catenelle. Adesso mi trovo sul fiore, sulla parte lavorata con il punto basso e catenelle e continuo quindi a lavorare in ogni archetto, punto basso, 3 catenelle, di nuovo punto basso e 3 catenelle e vado avanti con questa lavorazione, quindi punto basso e 3 catenelle fino all'archetto di 5 catenelle che avevo lavorato nella prima riga. Dopo l'ultimo punto basso, anziché fare 3 catenelle, ne faccio solamente 2, vado in questo archetto di 5 e vado a fare una maglia alta, semplice, seguita da 2 catenelle. Dopodiché faccio sul prossimo punto alto doppio, questo punto qui, una maglia alta doppia. In questo modo. Poi faccio una catenella, salto la prossima maglia alta doppia, vado in quella dopo e lavoro di nuovo punto alto doppio e una catenella. Poi salto la prossima maglia alta doppia, questa, e vado a lavorare di nuovo una maglia alta doppia. Nell'ultimo punto alto doppio, che altro non è che le 4 catenelle che avevo fatto nella prima riga. In quest'ultima maglia, quindi nella quarta catenella, vado a fare un punto alto doppio e poi ne vado a lavorare un altro, esattamente come avevo aperto questa seconda riga con 2 maglie alte doppie. Quindi vedete che stiamo proseguendo con la nostra linearizzazione del margine, stiamo arrivando proprio ad un margine bello dritto. Adesso dobbiamo fare la terza riga, che è anche l'ultima che chiude questa parte, diciamo, di transizione prima di chiudere effettivamente lo sprone. Vado quindi con questa terza ed ultima riga, mi trovo di nuovo sul dritto del lavoro, apro con 3 catenelle. E un punto alto doppio sul primo punto alto doppio. Così. Poi faccio una catenella, salto questo punto alto doppio, vado in quello successivo e su questo punto lavoro una maglia alta e una catenella. Vado sul prossimo punto alto doppio e di nuovo maglia alta e catenella. E di nuovo sul prossimo punto, che questa volta è un punto alto, questo qui, faccio una maglia alta e 2 catenelle. A questo punto vado a lavorare negli archetti, quindi in questo archetto, questo qui, subito dopo, vado a fare un punto alto. E 2 catenelle. Vado nell'archetto successivo, punto alto e 2 catenelle. Nell'archetto seguente ancora, punto alto e 2 catenelle. E proseguo con questa lavorazione negli archetti di punto alto e 2 catenelle fino a quando mancheranno 3 archetti alla fine della riga. Eccoci qui, quindi siamo arrivati quasi in prossimità della fine della riga, ci mancano proprio gli ultimi 3 archetti, 1, 2 e 3. Ho fatto sempre la mia sequenza di punto alto più 2 catenelle,
Qui ho lavorato questo ultimo punto alto, ora faccio 2 catenelle, vado a lavorare sul punto alto che segna, diciamo, l'apertura del terz'ultimo archetto, quindi questo punto qui, e lavoro un punto alto, una catenella, un punto alto sul prossimo punto alto doppio, una catenella, un punto alto sul prossimo punto alto doppio, una catenella, e poi vado a fare 2 maglie alte doppie per concludere, lavorandole sull'ultimo punto, quindi proprio sulla quarta delle catenelle che avevo fatto in apertura della riga precedente. Quindi qui vado a chiudere facendo un punto alto doppio e un altro. Eccoci qua. E quindi anche questa terza e ultima riga di questa parte, che appunto, ripeto ancora una volta, ci è servita per rendere proprio lineare il nostro margine, l'abbiamo terminata. Io devo ripetere queste 3 righe sia per il davanti che per il dietro, dopodiché posso chiudere lo sprone. L'altra parte con le 3 righe sull'altro lato lungo io l'ho già fatta, quindi adesso andiamo proprio a fare la chiusura dello sprone. Come vi dicevo prima, dobbiamo valutare se per la nostra vestibilità è necessario fare delle catenelle aggiuntive in corrispondenza del sottomanica. Io ho provato il mio sprone a questo punto e mi sono resa conto che devo lavorare 8 catenelle per garantire proprio che la mia circonferenza sia chiusa perfettamente come dimensione. Quindi a questo punto, dopo aver terminato questa terza riga, io lavoro 8 catenelle che mi servono quindi a fare questa congiunzione, 6, 7 e 8, e mi vado a collegare dall'altra parte, quindi salto tutto il tratto della manica e vado a prendere proprio l'inizio dell'altra sezione uguale che avevo lavorato dall'altra parte con le stesse 3 righe e mi vado a collegare proprio sull'angolo d'inizio della terza riga da questa parte e vado a fare una maglia bassissima per chiudere lo sprone. Quindi vedete, abbiamo le 2 metà unite e il collegamento con queste 8 catenelle. Nel mio caso servono 8 catenelle. Ovviamente è sempre una questione soggettiva, quindi, come vi ripeto sempre, provate il vostro sprone per decidere quant'è il numero di catenelle necessario per voi. Dovete trovare una dimensione per cui il vostro sprone sia indossabile in maniera comoda, non vi tiri, e quindi sono sempre necessarie delle prove durante la lavorazione per verificare che la dimensione che state ottenendo sia quella corretta. Andiamo a fare questo collegamento di catenelle anche dall'altra parte e dopodiché partiremo con la prima riga, che a quel punto sarà diventata un giro perché ritorneremo a lavorare in tondo per quanto riguarda la parte del busto. A questo punto il lavoro, diciamo, complicato è finito. Quello che sarà solamente una ripetizione in giri consecutivi per andare a raggiungere la lunghezza desiderata per il nostro top. Ho finalmente quindi chiuso lo sprone e vi mostro qual è il risultato di tutto questo lavoro che abbiamo fatto con queste righe di andata e ritorno, che spero non abbiano generato troppa confusione. Vedete che il margine della nostra lavorazione ora si è completamente raddrizzato e tutta l'irregolarità data dal disegno è sparita, quindi abbiamo proprio reso bello lineare tutto il nostro bordo, abbiamo creato praticamente la parte del sottomanica e qui creato con questo collegamento, che nel mio caso è formato da 8 catenelle, proprio la parte sotto l'ascella che ci garantisce la necessaria vestibilità per il nostro top. Ecco.
Ora possiamo proprio procedere alla lavorazione di tutto il resto del nostro capo. Qui abbiamo l'apertura della manica. La manica di fatto è già formata perché vedete che il disegno ha proprio creato questa stondatura che ci va a formare proprio la manica. L'unica cosa che ci mancherà da fare alla fine sarà fare un piccolo giro di rifinitura per rendere un po' più definito il margine. Ma sarà semplicemente un giro di ripasso con una maglia bassa e quindi molto semplice. Adesso ci andiamo a posizionare con l'uncinetto proprio a metà di questo collegamento di catenelle e andiamo a continuare in giri consecutivi la nostra lavorazione. Mi sono agganciata quindi a metà circa di questo collegamento con le 8 catenelle, ho lavorato una maglia bassa. Poi lavoro 3 catenelle, un'altra maglia bassa, 3 catenelle, una maglia bassa sul primo punto dall'altra parte che incontro, questo, 3 catenelle, una maglia bassa nel primo spazio disponibile, 3 catenelle, una maglia bassa nel prossimo spazio disponibile e così via. E procedo in questo modo per tutta la lunghezza, quindi lavorando sempre una maglia bassa nello spazio seguita da un archetto di 3 catenelle. Questo sarà il primo giro che andremo a ripetere nella parte, diciamo, di lavorazione del busto del nostro top, e lo andremo poi ad alternare con un altro semplice giro fatto di punti alti e catenelle, quindi manterremo sempre una lavorazione abbastanza aperta, non eccessivamente traforata, ma nemmeno troppo chiusa per non appesantire troppo questa lavorazione. Questo è l'effetto, vedete, che stiamo ottenendo e ci vediamo in corrispondenza dell'altro collegamento di catenelle per vedere come riempirlo. Siamo arrivati quindi in fondo a questo primo tratto, abbiamo lavorato l'ultimo punto basso sull'ultimo punto sottostante, ora abbiamo le catenelle 3. E abbiamo il collegamento del sottomanica con le 8 catenelle di transizione. Quindi andiamo a fare ora all'interno di queste 8 catenelle una maglia bassa, poi di nuovo l'archetto di 3, ancora una maglia bassa e poi altre 3 catenelle. Dobbiamo fare una maglia bassa in corrispondenza del primo punto. Così, e quindi di fatto la nostra parte del sottomanica, eccola qui, l'abbiamo riempita con 3 archetti. Eccoli qua. Adesso ricominciamo dall'altra parte, quindi abbiamo le 3 catenelle, la maglia bassa nel primo spazio, di nuovo 3 catenelle, maglia bassa nel prossimo spazio e così via. E ci vediamo in fondo al giro per vedere come chiuderlo. Ho completato quindi la lavorazione su questa parte del davanti con l'ultimo punto basso sull'ultimo punto. Ora ho la parte del sottomanica dove ho il collegamento con le 8 catenelle. In questo collegamento devono trovare spazio 3 archetti, due già ci sono, me ne manca uno. Quindi lo creo facendo 3 catenelle. E vado a chiudere questo primo giro con una maglia bassissima in corrispondenza del punto basso di partenza. Così. Eccoci qua. E il primo giro è così completato. Per lavorare il secondo giro vado a fare due maglie bassissime per portarmi al centro del primo archetto di catenelle in questo modo. Poi lavoro 4 catenelle, 2 mi valgono come punto alto, le altre due sono di separazione. Vado nell'archetto successivo e lavoro maglia alta più 2 catenelle di separazione. Nell'archetto seguente di nuovo maglia alta e 2 catenelle di separazione e questa sarà la ripetizione che lavoreremo per tutto il secondo giro,
chiudendo con una maglia bassissima poi in corrispondenza della seconda catenella iniziale. Per il terzo giro ricominceremo a lavorare dal primo, quindi di nuovo faremo gli archetti di maglie basse e 3 catenelle. Andiamo quindi dentro al primo archetto di 2 catenelle del secondo giro con una maglia bassissima e qui lavoriamo una maglia bassa, poi facciamo 3 catenelle, andiamo nello spazio successivo e lavoriamo maglia bassa e 3 catenelle e questa sarà quindi la ripetizione che faremo in questo terzo giro, chiudendolo sempre con la maglia bassissima nel punto basso di partenza. In pratica, per questa lavorazione andremo ad alternare un giro con maglie basse e archetti e un giro con maglie alte e spazi di 2 catenelle. Questo sarà lo schema che seguiremo fino alla fine. Proseguiamo con questa lavorazione fino a raggiungere la lunghezza desiderata per il nostro top. Io penso che mi fermerò all'altezza dei fianchi, non voglio lavorare un capo troppo lungo. Ci vediamo quindi in fondo alla lavorazione. Non farò aumenti perché ho già una vestibilità piuttosto comoda. Se per caso voi aveste bisogno di fare qualche aumento, potete ricorrere o allo stratagemma di cambiare numero di uncinetto e quindi passare a una mezza misura superiore, oppure introdurre qua e là per costruire appunto questi aumenti degli spazi aggiuntivi, ad esempio nel giro dei punti alti andando a lavorare all'interno di un archetto non un solo punto alto seguito da 2 catenelle, ma fare un aumento lavorando ad esempio punto alto, 2 catenelle, punto alto, in modo da creare uno spazio in più. Ci vediamo quindi in fondo alla lavorazione, a quel punto ci mancherà solamente il giro di rifinitura per il bordo inferiore e per i giri manica. Ecco quindi il risultato di tutto quanto il nostro lavoro. Complessivamente, dal punto in cui ho fatto la chiusura dello sprone fino alla fine, ho lavorato un totale di 29 giri, terminando l'ultimo giro lavorando gli archetti di 3 catenelle. E il bordo che ho lavorato alla fine semplicemente è stato un giro di punto basso, andando proprio su tutta la circonferenza a riempire tutti gli archetti di 3 catenelle con 3 maglie basse. Questo è stato proprio il giro di rifinitura. Il giro di rifinitura con le maglie basse l'ho eseguito anche su giro manica, quindi anche qui in corrispondenza di ogni archetto ho lavorato 3 maglie basse e anche nella zona del sottomanica in corrispondenza di ogni spazio di catenelle o comunque di ogni punto che mi segnava ogni riga sottostante sono andata a lavorare 3 punti bassi in ogni spazio appunto. Mi sono fermata a questo come giro di rifinitura perché la manica era già comunque un po' particolare data la presenza del disegno, per cui non volevo appesantire ulteriormente con una lavorazione di altro tipo. Come dimensioni, allora, i 29 giri che formano la parte inferiore del corpo del top corrispondono a circa 25 centimetri di altezza, altezza che ovviamente può essere personalizzata come si vuole andando a lavorare più o meno giri, mentre l'altezza complessiva misurandola proprio dalla punta della scollatura fino al bordo, quindi l'altezza totale del capo, è di circa 50 centimetri. Bene, io spero tanto che il tutorial vi sia piaciuto, vi ringrazio moltissimo di aver guardato questo video, spero che anche voi proverete a rifare questa maglietta con questo sprone così particolare e se la rifarete vi invito a pubblicare le foto e a taggarmi sui social in modo che anch'io possa vedere tutte le vostre creazioni. Vi ringrazio ancora della compagnia e vi aspetto qui sul canale di Diamente molto presto, spero, per un altro tutorial. Un grande abbraccio, ciao!